Ecco, Grazie, Luca. anche questa cosa che hanno fatto una parte rateizzata, mi pare un 200-300 milioni rateizzata con un tasso di interesse X, non lo so. Non mi hanno dato proprio l'idea di entro, spacco, compro tutti e vado, però ci vuole anche equilibrio, quindi io sono Ma molto ci vorrei. d'accordo con una gestione equilibrata, mi è piaciuto molto che stanno cercando comunque una continuità e si è visto perché hanno confermato i Ecco, ho manager, sbagliato quelli che c'erano messaggio. già. Fede Figi, Posso? grazie. Ok. Posso dirti una cosa, Giulia, a proposito di questo? Allora, io ho letto veramente tante cose che mi hanno lasciato un po' allibita riguardo questo discorso, perché leggere delle cose, no? E perché anche i giornali te le girano in un certo modo, però senza avere un minimo di competenza o di possibilità di poter capire quello che scrivono, a questo punto o le spieghi bene o non le spieghi. Il Milan non ha fatto D'accordo. niente di così sconvolgente, niente per cui ridere oppure per cui pensare chissà che cosa. Il Milan ha fatto semplicemente un'operazione che si può fare, cioè perché ho visto vari paragoni, se io ti presto casa, tu, per carità, è sicuramente una cosa Ma si è frizzata inusuale. lei, vero? Non è la mia connessione. È la tua connessione, io. È No, la mia connessione. Dicevo, non è una cosa, quando ci sono così una somma così importante di denaro, ci può stare comunque che, cioè, nessuno, tranne No, forse lo sicuramente. sceicco più importante, cioè il PSG è un caso unico, ok? Normalmente, anche se ce li hanno, conviene comunque passare per banche, prestiti e quant'altro. Quindi non vi preoccupate, cioè non c'è niente di così allarmante. È chiaro che rispetto ai 300 milioni sul mercato, oppure il proprietario del Manchester City che mi avevano Cioè, capito, proposto. si parlava di... no, questo io dico, cioè io non è che non condivido, è tutt'altro, però si parlava un po' di un altro tipo di asset. Invece, questo fondo americano, che sicuramente io, ripeto, massima fiducia, però vediamo un po', secondo me diamoci un attimo di tempo per giudicare Si dice che questo. potrebbe essere smentito, è stato smentito questo Sì, prestito, esatto. eh? Ma più che altro perché, un attimo, perché si è parlato di varie tipologie di prestito. Prima si diceva della parte che aveva messo già Elliot, poi quello a cui mi riferivo io non è tanto una questione di prestito, è Guarda, si è proprio il pagamento di una parte, cioè di una somma di 2 o 300 milioni, insomma la cifra è più o meno quella, pagato a rate con un tasso di interesse, mi pare, al 6-7%, quindi 15%. neanche bassissimo. Ecco. Poi si è parlato invece di Elliot che una parte l'aveva, cioè sono state varie le voci, le cose, bisognerà vedere un attimo quali sono quelle ufficiali, quelle smentite, però in generale per il tipo di notizie che si davano all'inizio c'è un Entri, entri. po' da ridimensionarsi. L'Inter in questo momento è abbastanza repellente dal punto di vista di qualcuno che vuole investire perché ha tanti debiti, perché quindi già una persona che viene non è che è disposto a pagare i tuoi debiti, non ha uno stadio di proprietà, quindi i ricavi non sono poi da questo punto di vista appetibili e tra l'altro in Italia per le varie tassazioni, regole fiscali, burocrazia che ci sono, insomma, chi mastica un po', qualsiasi imprenditore vi può dire che è sicuramente un modo a perdere. Quindi attenzione a dire fatta per Aramco, per questo Pinco Pallino. Come vedete, tante volte dicono delle cose e poi ne fanno altre. Anche sulla questione Milan, adesso ci sarà un cambio di proprietà, dicono il 70%, calmi, perché adesso in questo momento i giornali scriveranno di tutto sul Milan, sia che comprerà Mbappé, sia che non spenderà un euro sul mercato. Quindi fate Certo. attenzione alle notizie. Scusa Manu, ma una domanda sulla tua società, no? Zhang, avevo letto qualche giorno fa che comunque avesse delle imposizioni sempre dalla Cina, già lo scorso anno ci siete passati, anzi 2 stagioni fa, quando non poteva investire qui in Italia. Adesso ho letto che comunque era vicino al costringere alla vendita, ma quanto c'è di vero poi in questa cosa? Allora, diciamo che tra Covid e appunto restrizioni per quanto riguarda il governo cinese, effettivamente Zhang non si è potuto muovere più di tanto. La situazione non è come l'estate scorsa, dove l'Inter ha fatto veramente un taglio importante, l'avete visto, ma ha deciso proprio di abbassare nettamente il costo della rosa. Costo della rosa si intende ovviamente stipendio, si intende proprio giocatori, acquisti, cessioni e tutto. Adesso l'Inter ha delle uscite che comunque dal punto di vista finanziario sul bilancio possono impattare in maniera positiva perché ci liberiamo di Vidal che comunque è un costo importante. Purtroppo sono state fatte scelte sbagliate in passato perché anche lo stesso Vidal, l'Inter magari lo prende non pensando al futuro perché adesso fosse stato un giovane, Vidal se ne andava e qualcosa all'Inter tornava. Purtroppo dal punto di vista appunto degli acquisti non possiamo muoverci più di tanto e questo lo sappiamo. Verrà ceduto un big, purtroppo forse bisogna arrivare a questo, ma per quanto riguarda il passaggio della società, l'Inter non deve, cioè non naviga così in cattive acque da dover dire oddio, domani fallisco, devo vendere la società, anche perché se dovesse succedere c'è comunque Octree alle spalle, per cui il paracadute ce l'ha.
E detto questo, per quanto riguarda Bastoni, perché vedo che Damiano parla della notizia. Io avevo letto che avesse rifiutato il Tottenham, invece Bastoni non no. vuole, sì, dicono. Bastoni no, se Io non sbaglio si è capito che vuole, cioè lui vorrebbe tantissimo restare all'Inter, cioè è l'ho rifiutato. Sì. chiaro, no? Penso, Sì, assolutamente. Stesso spero secondo non sia me. un sacrificio necessario, perché quella è un po' l'idea che dà, cioè che Però 60 comunque... milioni, 60 milioni ragazzi, cioè per i prezzi che ci sono in Premier, dato che hanno preso Kulusevski a 20, no, per dire. E io sono stata la prima a dire, per i prezzi che ci sono in Premier ci sta, perché se uno calcola, lì è normale che lo paghi di più. Sinceramente 60 milioni per un giocatore che è mancino, comunque sa giocare nella difesa a 3. È futuribile perché è molto giovane, ha anche un carattere ormai un po', cioè, ha carattere, secondo me è veramente una grave perdita. Penso che è difficile da rimpiazzare per quanto riguarda l'Inter. Poi esce Bastoni, non pensate che magari l'Inter debba prendere qualcuno poi a quel punto. Cioè, esce Bastoni, un difensore ti serve, quindi sono soldi che spendi, ok? Con quei D'accordo. soldi lì ci fai il mercato, ci compri due centrocampisti perché ci servono, ci compri l'attaccante, però a quel punto teoricamente dovrebbe uscire in più un Lautaro, no? Perché se prendi Dybala a zero, Lautaro è tutto soldi Ma che questo è non. un po' di esubero, no? Se arriva Dybala, avete Lautaro, poi si sta vociferando di Lukaku, anche per quanto riguarda Lukaku, no? A parte mi fa sorridere un po' questo principio di calciomercato, perché ufficialmente ancora deve iniziare, però c'è un po' la competizione Milan-Inter, un pochino vi pestate i piedi. Poi c'è la Roma in sordina, perché noi oggettivamente qui a Roma non sappiamo ancora quali siano poi le reali intenzioni dei Friedkin, perché non parlano. Poi magari, siccome ci hanno portato Mourinho all'improvviso, noi speriamo che arrivi magari una bella portafogliata in questa quarta sessione di calciomercato. Quindi c'è questo Dybala con tanti punti interrogativi. C'è Zaniolo, che prima lo volete voi dell'Inter, poi dopo lo vuole tanto il Milan, poi la Su Juve. Zaniolo poi ho una novità, Roby. Vai, Quando vai, devo arriviamo tanto. su Zaniolo, no? Adesso aspetto Finiscono un perché po' di giocatori, non è no? una C'è buona anche un notizia. po' un Il giro è calciomercato quello, sì, il giro è quello. particolare. C'è un po' un bel Assolutamente. po' particolare, perché ci sono un sacco. Tu dici l'Inter ha bisogno di innesti, ma l'Inter, secondo me, Manu, se davvero riporta Lukaku, se vi tenete Lautaro, scusami, se arriva Dybala, comunque anche con la partenza di Perisic, che anche dal tuo nome è stato un po' un trauma, chiaramente, siete uno squadrone comunque, eh? Cioè Ma siete un po' Robby, non piuttosto. sarà possibile. Cioè, Lukaku, Dybala insieme. Cioè, io veramente, neanche se li vedo domani alla Pinetina, non penso. A quel punto esce Lautaro, a quel punto lì, oppure sono talmente bravi da vendere Correa. Ma dubito di che possano vendere Correa. Non tanto, cioè, non è il problema Correa, secondo me, non ha che questo mercato, ragazzi. lo Cioè, spende. nel senso, anche perché No, stanno no, no. spendendo oggi cosa monti Eh? con Correa. Per me non conviene neanche. Conviene che un altro anno lo fai stare, vedi se riesci a Certo. giocare un po' più, perché ad oggi non monetizzi niente con Correa. Esatto. Tu quanto è Lukaku. stato pagato Correa? Scusami, 31 Manu. milioni. Ragazzi, vi 31 rendete conto? milioni. Quanto, Manu? 31? Sì, 31. Ma voi vi rendete Io conto che quella è stata una... Secondo me quella è stata una follia dell'Inter. Una l'estate. L'estate è follia. difficilissima, dove abbiamo visto grandi partenze, sprechi, 31 milioni. Ma non tanto per il Grazie, giocatore, Fede. perché ci può anche stare, però appunto per com'è la rosa dell'Inter. Cioè l'Inter senza un Lukaku, senza una punta che poi si diceva Scamacca oppure chi per esso, è incompleta, ragazzi, perché persino il Manchester City, Guardiola, ha capito che deve giocare con il centravanti, infatti si è preso Haaland, ok? Cioè ci vuole, per la Un competenza attato. che Eh ha. Grazie alla sì, maglia ci sudata vuole. per Scusa. il Cioè, ride, eh? Grazie dai. mille. Cioè. No, Uno Paco, no, ragazzi, scherzino. perché Grazie Salvatore Arena per l'abbonamento. Anche tu potresti essere uno dei candidati al gioco. Fube, dopo mi fai un check dei nomi, Sì, tipo a ma tanto ce mezzanotte. l'ho io sott'occhio, le Grazie. registrazioni. Ma Sì. poi Manu, dimmi se sei d'accordo, cioè secondo me è importantissimo nel momento in cui l'Inter vuole tenere Lautaro, metterlo in condizioni di giocare, perché secondo me, cioè, Lautaro quest'anno è stato tanto penalizzato da Dzeko, nel Vero? senso, non ha fatto rendere neanche lui, siccome comunque Lautaro è un giocatore dalle potenzialità importanti, lo sappiamo tutti, a maggior ragione per me così l'Inter è una follia, una squadra costruita bene, ha un organico ottimo, eccetera, poi però non ha il finalizzatore, quindi secondo me un Lukaku obiettivamente sarebbe, cioè lo dico contro i miei interessi, io spero non arrivi, però secondo me è quello che più vi serve, cioè in Sì, però assoluto.
Ok, tutto, però il fantamercato, cioè a me non piace il fantamercato, ok? Io parlo, anche perché io il bilancio dell'Inter me lo son letto, ok? Ho studiato economia, è difficilissimo. Qualcosina... Dovrebbe arrivare in prestito oneroso, perché di sicuro non è che lo vendi e poi lo riprendi, cioè, sarebbe una follia. No, si dimezza lo stipendio, in teoria, ma... Secondo me è difficilissimo, cioè la trattativa io la vedo veramente complicata, ma no, non so... Io veramente smetterei magari anche di illudere da questo punto di vista. Sicuramente l'Inter qualche chiamata la sta facendo, lui vuole tornare, è disposto, però ragazzi il problema è il Chelsea, cioè come fa il Chelsea che l'ha pagato 115 milioni l'anno scorso a darlo in prestito, a meno che, cioè per me è assolutamente impossibile, ci sono pochissime possibilità, perché il Chelsea non te lo dà così. Tra l'altro Lukaku non è un giocatore che non c'ha mercato, cioè Lukaku a volerlo dare magari, che ne so, ad un'altra squadra ce l'hai, quindi piuttosto che regalarlo all'Inter ovviamente il Chelsea cercherà di monetizzare, a meno che effettivamente lui rifiuta tutto, le altre squadre non c'è nessuna che effettivamente ti porta sul piatto tutti questi soldi, forse il Chelsea potrebbe pensare di venirci incontro con le offerte. Ma se non esce nessuno, e io non lo farei. Io ho sentito il Barça che punta Lewandowski, però forse... il Bayern. Sì, anche il Bayern ci sono. Cioè Damiano, sì, per esempio, ha detto che il Bayern è pronto a offrire 10 milioni, più ovviamente i soldi che chiede il Chelsea, perché lo può fare. Quindi perché dovrebbe venire all'Inter? Cioè lui vuole, ok, si è pentito, non andava via a quel punto. Cioè, secondo me, pagarci il presente vendendo il futuro non è giusto. Quindi se uno mi dice, ti vendo Lautaro per prendere Lukaku adesso, poi tra l'altro per come è scappato, mai nella vita, non lo farei mai, veramente, piuttosto preferisco arrivare seconda anche l'anno prossimo, ma non farlo. E addirittura... Sì, Fubè, te lo giuro, cioè io... Non è così, perché oltre, per carità, alle tattiche, alla tattica, alla rosa, c'è anche comunque un discorso, io poi sono molto orgogliosa, quindi io Lukaku non l'avrei mai voluto vedere. Però adesso, se queste sono le condizioni, se dovesse venire ovviamente per il bene dell'Inter, figurati, è forte, mi piace, ci serve. Ma ti dico, vendere Lautaro per prendere Lukaku, io ad oggi ti dico no, ma no. È un po' a tradire Lautaro, no? Che pure oggi ha detto sì, io voglio restare, voglio rimanere, voglio fare bene. Cioè, comunque Lukaku si è comportato malissimo. Quella tifoseria, si può cercare di riprendersi, ma oggettivamente sì, se chiedi scusa dopo mesi... di Milano. Mamma mia, ha fatto proprio una scelta, secondo me, folle. Ma sì, no, perché tu vedi le brutte follia. Gente, allora cominci a chiedere follia scusa alla tua ex squadra. Per me ha fatto veramente una figura pessima. Io non so da chi è stato consigliato, ma io veramente so, io da romanista, quando ho visto una scena del genere, l'intervista di Lukaku dopo che ha visto le brutte al Chelsea, ho detto, ma no, non ci credo che sto dicendo. Poi questo, anche le giustificazioni che ha dato, cioè secondo me avrebbe fatto meglio a dire, cioè, altro, perché tutto quel discorso, perché ho il Chelsea, riscatto, ma voglio riscattare, perché in passato, cioè secondo me sono tutti frasi, io preferisco un Ibrahimovic, cioè quantomeno non si è mai... Cioè, è sempre stato quello che è, l'ha sempre detto. Certo, sai, sì. Lo sai che è così e va bene. A me questi giocatori che fanno gli attaccati alla maglia, ma poi non ne apprezzo moltissimo. Adesso per Yolanda, noi... ragazzi, cioè, stiamo cercando di farla collegare. Non è di connessione. Allora, sto vedendo un po' di messaggi di Sban sulla fucina. Quindi Ibra come sta? Perché si è operato... Secondo me... Che Ibra è un po'... una delle ultime bandiere di questo calcio, a 41 anni, no? Bandiera, cioè, intendi proprio nei confronti del calcio. No, nei confronti del suo attaccamento, io parlo di questo campionato. No, ragazzi, secondo me il tipo di intervento a cui lui si sottopone è l'intervento di un giocatore che vuole continuare a giocare, cioè perché lui sta cercando di sistemare il ginocchio in modo da poter fare un altro anno, sostanzialmente un altro campionato, a mio avviso, perché ovviamente vorrebbe ottenere qualcosina, sappiamo dove, sicuramente non in campionato soltanto. È bellissima secondo me la storia di Ibra al Milan, perché sì, sostanzialmente quello, no? Cioè, no, giustissimo, condivido in pieno, ma secondo me si è proprio visto quanto lui ci tenesse. Tolto che è un vincente, che secondo me lui molto lo fa anche per sé, nel senso che comunque, no, in ogni squadra in cui è andato ha vinto il campionato, è sempre stato in grado di incidere,
però obiettivamente lui secondo me ha dato a questa squadra, riconosciuti comunque i meriti di Pioli, perché secondo me chi dice il Milan ha vinto grazie a Ibra non è vero questo, però ha dato la mentalità vincente, perché giocare con un uomo come Ibra, secondo me, per un ragazzo come Tonali, ragazzi, sì, è tanta roba. E allora lui chiamiamolo senatore, dai, se no poi si prende. Sì, che la scelta è esplosa, appena detto... Appena detto bandiera, sì, qui certo, si arriva no, vabbè, ragazzi, la rivoluzione. Lei intende bandiera, non va bandiera nel calcio. Senso del calcio, no? Sì, è sì, questo. Sì, vabbè, ragazzi, che Ibra non sia una bandiera, anzi, è l'opposto. Già arriviamo. No, infatti, quello si sa. Però quello che secondo me davvero invece dovrebbero tutti imparare da Ibrahimovic, cioè che Ibrahimovic è quello che è da sempre, comunque. L'abbiamo sempre saputo, può piacere. Senza nasconderlo, sì. Senza nascondersi, l'ha sempre detto, l'ha sempre fatto capire. È un vincente. No. Modestissimo, modesto, si definisce solo Dio, però obiettivamente ha fatto cose, secondo me, a parte che è il mio giocatore preferito al mondo, lo sapete, lo dico sempre, quindi vabbè. Confermate questa notizia, chat? Vuole tornare sull'Inter, l'hanno scritto su Sky Sport. Sì, ma sì. Vabbè. Ci mancherebbe che adesso Lukaku se ne esca, che non vuole tornare a tutti i costi. Ragazzi, ma se, poi il Bayern, se il Bayern gli offre 10 milioni e diventa la punta del Bayern, che comunque, cioè, io non lo so se poi effettivamente continuerà a dire che vorrà solo l'Inter. Scusatemi, ma permettetemi un po' di scetticismo da questo punto di vista per come si è comportato. Però se dovesse effettivamente dimostrare questo, io voglio dire una cosa. Comincia a farsi perdonare, poi con i gol... Magari potrebbe sì, continuare. Vabbè, ma voi siete proprio sottoni, cioè questa è la tipica relazione di essere riscaldata, cioè. Ma no, è... la fibra, hanno scritto la fibra di Iola forte come Ibra. Cioè, come si fa a perdonare? Cioè, questo vi ha girato le spalle semplicemente per un po' di soldi in più. Ci ha portato 115 milioni nelle casse e ha evitato che Lautaro... quindi praticamente alla fine gli interisti si auto... Perché questa è bella, chat... Si autoconvincono che lui abbia fatto un gesto d'amore per l'Inter, ma no, facendosi vendere e far guadagnare dei soldi all'Inter, no, questo ho capito io, per poi tornare a gratis. Questo non lo dice nessuno, no, questo non lo dice nessuno. Diciamo che lui se n'è andato, noi ci siamo incazzati, però se proprio devo dire, tu mi dici non ha portato niente, no, 115 milioni li ha portati. Non ha voluto farlo, non è che l'ha fatto apposta per tornare. Si è trovato male, ha fallito, perché lì ha fallito, anche perché l'ha impiegato poco con tu che non c'entra niente, quindi adesso ha capito che a Milano poteva fare il buono e il cattivo tempo, poi con Lautaro si trova e tutto, quindi vuole tornare. Però no, assolutamente, cioè, non facciamolo passare. Era una provocazione, immaginavo. Ma Giacomo, scusami Manu, Edin, che comunque mi hanno detto è un grandissimo uomo spogliatoio, No, sì, sicuramente lo è, sicuramente anche quest'anno, adesso negli ultimi mesi è calato perché fisicamente magari non ce la faceva più, ma ragazzi, all'età che ha, cioè, sì, non possiamo pensare di continuare con lui. Cioè, prendere Dybala, io Dybala è un giocatore che nella mia squadra la prendo sempre, quindi non sto discutendo lui come giocatore, però all'Inter, calando nella realtà dell'Inter, se la mettiamo in questa formazione qui, ci serve più un Lukaku di un Dybala. Esatto. Cioè, è vero, è quello che anch'io cerco di dire da un po', nel senso, poi un Dybala chi è che ti dice no, Dybala no? No, certo. Dybala sì. Che poi, ragazzi, secondo me c'è sempre la riserva degli infortuni su Dybala. Io voglio vedere come evolverà questo giocatore, perché io ho un po' di scetticismo. Però comunque vabbè, che sia forte non si discute, però secondo me l'Inter ha bisogno del centravanti. Cioè... Sì. Sì, ma sì. Secondo me, Manu, guarda, io non arriverà, per carità, ma se arriva Lukaku, lo perdoni dopo... Ti do tempo. Due match. Come perdonato? Secondo me la vediamo alla testa con Fube, però. Ma questo è proprio essere sottoni nella vita, proprio. Cioè, proprio, questo è peggio di un ragazzo. Cioè, la tua ragazza ti tradisce dopo un anno. Ma dai, perdono, dai, mica esiste solo il. Tu sei una che perdona, Manuela? No, io nella mia vita no. È la stessa cosa. Ma mi rendo conto che mi serve. Ma Bonucci? Ma infatti, Bonucci non è mai entrato nel mio cuore, eh. Ma infatti io non mi comprerò la maglia di Lukaku l'anno prossimo. Cioè, per me Bonucci, che ci sia o non ci sia...
Io davanti metto il bene dell'Inter, quindi se il bene dell'Inter significa riprendere Lukaku, che ti dico? Ma guarda, io ti dico, andrei piuttosto su un'altra punta, però se mi viene in mente un'altra punta, dico chi? Chi è che è l'Inter? Chi? Quello sì. È il discorso. Cioè, se Scamacca fosse più forte, cioè più forte, no, è forte, però se fosse più pronto, ecco, e se l'Inter avesse 50 minuti, direi vai su Scamacca. Non lo voglio Lukaku, vai su Scamacca. Ma siccome Scamacca non me la dà quella sicurezza che mi dà Lukaku, perché l'ho visto 2 anni fa, ti dico, l'unica soluzione mi sembra lui in questo momento. Se no, prendiamo Dybala e Lautaro fa il centravanti. Vabbè, lo sai chi è che veramente ha sempre dimostrato affetto? Io parlo di casa Roma, Raja Nainggolan. Nainggolan se n'è andato, ha sempre continuato a dire quanto fosse innamorato di Roma, e adesso è balzata agli occhi di tanti, ce l'hanno anche scritto in chat, che ha cambiato l'immagine social mettendo un riferimento alla Roma, ha dichiarato che ci sono stati contatti con José Mourinho. Ecco, lui è uno di quelli che io riprenderei volentieri. Quanti anni ha? Però, se... però ragazzi, Nainggolan è in fase discendente, un ragazzino è in fase tanto discendente secondo me Nainggolan, cioè per carità, per un nome top, per un discorso che vi è, cioè per la rosa della Roma attuale magari venisse Raja Nainggolan, però se devo pensare in un calciomercato che vada a rinforzare drasticamente la Roma, non può arrivare solo Raja Nainggolan, chiaramente. Beh, no,